Ciao, sorpresa! Un altro video per voi. Allora, di cosa parliamo in questo video? Di profumi e la versione body lotion, o come a me piace dire, la voile parfumée, per dirlo alla francese. Allora, parliamo di profumi in crema. Alcuni di questi che vi presenterò sono orfani del profumo di accompagnamento perché acquistati in kit, quindi in cofanetti, che molte volte conviene perché hanno dei prezzi molto convenienti, soprattutto sotto Natale. Tanto è l'amore per questi profumi che ovviamente sono finiti e di alcuni di questi poi vi dirò quale. E mi sono rimaste le creme corpo, che tra l'altro mi piacciono parecchio perché o si possono utilizzare in combinazione con il profumo, ovviamente della stessa linea, per andare ad esaltarne la profumazione, la durata, l'intensità, la scia, oppure una volta rimasti orfani, perché ovviamente la crema corpo, la voile parfumée, come piace dire a me, dura ovviamente di più del profumo. Ci sono diversi utilizzi, anche usati come crema mani, che è veramente una cosa spettacolare. Certo, il potere idratante è veramente minimo, però volete mettere di avere delle mani molto sensuali, molto profumate, quando gesticolate, come faccio spesso io. È bello avere delle mani profumate. Comunque, di che cosa parliamo? Anzi, cominciamo con un mio grande amore. Sì, lo so, spesso vi dico grande amore, ma d'altronde i profumi che io ho e che vi mostro e dei quali vi parlo, ovviamente sono tutti profumi che a me piacciono molto. Soprattutto Roma. Roma di Laura Biagiotti, classe 1988. Abbiamo Pompelmo Rosa, Menta, Bergamotto di Sicilia, Ribes Nero, Giacinto, Garofano, Gelsomino, Rosa, Mughetto, Mirra, Ambra, Vaniglia, Sandalo, Muschio di Quercia, Zibetto, Patchouli di Singapore e Muschio. Allora, ovviamente una piramide olfattiva di tutto rispetto, opulenta, tipica di quegli anni. Questo è un profumo dei tanti ricordi, una piramide olfattiva maestosa tipica appunto di quel periodo. L'apertura ha una menta molto presente, un cuore speziato ed un fondo molto caldo. È un profumo che ha sempre diviso il pubblico. Non è semplice da indossare, ma per me è una fragranza di una genialità che ha pochi eguali. Ricorda un mondo dove la profumeria una volta era considerata arte, dove non si lesinavano le materie prime e soprattutto la qualità delle materie prime, cosa che oggi purtroppo è molto difficile da trovare. Anche un profumo innovativo per la Maison Biagiotti, che ha fatto invece all'epoca del colore bianco il protagonista di tutte le collezioni e soprattutto del cashmere. Laura Biagiotti è nata proprio come il grande produttore di prodotti in cashmere. Allora, io dico che è ancora una fortuna che questo profumo sia ancora presente sul mercato. Yuhu, i miei appunti. Oggi è venduto a prezzi più che abbordabili e oggi, come allora, è una fragranza bellissima. Voilà, questo è Black Opium di Yves Saint Laurent del 2014, che non è orfano del suo profumo. Quindi qui abbiamo pera, pepe rosa, fiore d'arancio, caffè,
gelsomino, mandorla amara, liquirizia, vaniglia, patchouli, cedro, legno di cashmere. Allora, che dire di questo? Per me, che opium, scusate, quello classico, è una signature rappresentativa fin dai primi miei 18 anni, non ho mai tenuto in considerazione questa versione. L'ho sempre snobbato, devo dire la verità, fino a quando non mi è stato regalato. E come tutte le cose che succedono nella mia vita, quando le cose arrivano, un motivo c'è. Ammetto che l'approccio è partito veramente sottotono. Ho detto sì, vabbè, tanto mica sei lui. Ma piano piano è nato l'amore. Con rispetto, grande rispetto verso il capostipite, che è uno dei miei profumi preferiti. Lui, il primo in assoluto, è Opium. E sono completamente diversi, sono due profumi. Diciamo che la base di partenza sembra la stessa, ma qui la mandorla, il caffè, la liquirizia, non ci sono spezie. Ma abbiamo comunque una fragranza calda ed avvolgente. Molti tendono a fare paragoni con opium, ma non è corretto. Sono due entità diversissime. Se si riesce a scindere le due cose, questa fragranza è divina. Tresor di Lancôme del 1990. Naso Mastro Profumiere di questa fragranza è Sophia Grossman, della quale vi ho già parlato in un video dedicato. Qui abbiamo una piramide olfattiva con pesca, rosa, fiore d'albicocco, lilà, ananas, mughetto, bergamotto, rosa, iris, eleotropio, gelsomino, pesca, albicocca, vaniglia, sandalo, ambra e muschio. Qui siamo nel grande amore. Lo so, lo dico di molti, ma che ci posso fare? Qui abbiamo classe, classe, signorilità, eleganza fatta in profumo. Un successo fin dal suo esordio, due volti iconici come Isabella Rossellini e Penelope Cruz come testimonial, un naso mastro profumiere, scusate, famosissimo. Il tutto a creare un altro capolavoro della profumeria. È una fragranza molto romantica, bon ton e senza tempo. Iperfemminile, è adorabile ed è una fragranza consigliatissima per tutte le età. Ah, scusate, questo è singolo. Questo l'ho acquistato senza aver acquistato il profumo. L'ho trovato ad un prezzo più che abbordabile e ho detto va bene, il profumo l'ho avuto nel corso della mia vita, non ce l'ho in questo momento, è uno dei miei prossimi acquisti quando verrà il tempo, quando non lo so, per il momento mi accontento di questa meraviglia, che è veramente una meraviglia. Sentiamo. Oh mamma, andiamo avanti. Qui abbiamo Nomad di Chloé del 2018. Mirabella, bergamotto, limone, arancia, fresia, pesca, rosa, gelsomino, muschio di quercia, amberwood, patchouli, muschio bianco e sandalo. Questo non è singolo, quindi non è da solo, ma è accompagnato dal suo profumo. Ovviamente in questo video vi mostro la Voile Parfumée. Anche questa è una fragranza meritevole. Moderna, con un cuore molto bon ton, anche questo molto femminile. Non è una fragranza innovativa, anzi, resta molto in un canone, tra virgolette, standardizzato.
Direi una fragranza piaciona, ideale veramente a tutte le età. Di questo, con grande mio stupore, ricevo sempre tanti complimenti ogni volta che lo indosso. E badate bene, non lascia la scia, non è invasivo e non è, rispetto a tutti i miei canoni, un profumo detto, chiamato profumone, però è buono. È buono veramente. Questo è, anche questo rientra nel profumi eleganti. Anche qui andiamo. Oh, buono, 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 buono. Ok. Questo La Nuit Trésor di Lancôme del 2015. Vuoi parfumé rimasta senza il profumo, perché il profumo l'ho finito già da tempo. Anche questo sarà un altro prossimo acquisto, ovviamente non so quando. Pera, tangerino, bergamotto, orchidea, vaniglia, fragola, rosa, frutto della passione, pralina, caramello, lici, patchouli, vaniglia, incenso, caffè, liquirizia, cumarino e papiro. Una bomba olfattiva di profumo per durata, intensità, scia. Tanto che la versione profumo me la sono praticamente bevuta. Questa è appunto una voile parfumée rimasta orfano. Con il fratello che vi ho mostrato prima, quindi il Trésor classico, anche qui siamo nel mood del diavolo ed acqua santa. Infatti, ve li mostro insieme. Cambiano anche nel colore. Siamo nel day and night, il giorno e la notte, però diavolo e acqua santa mi piace molto più, molto di più. Abbiamo qui un profumo carnale, quasi animalico, notturno. Questo è un profumo d'acchiappo e piace molto al pubblico maschile. Rumors dicono che sia un profumo appunto d'acchiappo. Io non posso confermare e non posso smentire, ma resta pur sempre una bomba di fragranza. E tengo a precisare che io il profumo l'ho finito e questo è rimasto orfano. Andiamo avanti. Qui abbiamo Coach Floral di Coach del 2018. Ananas, peperosa, arancia, bergamotto, limone, gardenia, rosatea, gelsomino sambac, edion, muschio, scusate, patchouli, note legnose, vaniglia e sandalo. Anche per questo profumo niente di eclatante. Di questo non è orfano al suo profumo di accompagnamento. Quindi, stavo dicendo, profumo per niente eclatante, niente di memorabile, però ebrioso, forse per una stagione un po' più calda, anche se per me, come ormai voi tutti sapete, per i profumi non c'è la stagionalità. Per l'indosso, per me il profumo è puramente sentimento. È molto girly, anche se è una fragranza che tutti possono indossare. Profumo da corteggiamento, dai, non invasivo, non da scia, spesso e volentieri venduto in cofanetti, prezzi più che abbordabili, direi medio-alti. Se farci un pensierino, sì, se si trova ad un buon prezzo, scusate. Ok, arriviamo alla chicca, come sempre. Ok, chicca. Signorina misteriosa di Salvatore Ferragamo del 2016. Qui abbiamo mora, neroli, tuberosa, fiore d'arancio, mousse di latte, buccia di vaniglia e patchouli. Quindi questa piramide olfattiva è molto intrigante, molto stuzzicante. Questo è rimasto orfano, purtroppo, e dico purtroppo perché
L'acquisto per me è stata una sorpresa. L'ho comprato al buio, proprio perché l'ho trovato ad un prezzo più che ottimo. Non fate come me, ma io spesso e volentieri acquisto al buio, anche perché a volte mi piace avere delle sorprese, proprio come in questo caso. L'ho acquistato quindi ad un prezzo più che ottimo. E l'ho scelto a caso tra le diverse varianti di colori e di composizioni che ci sono, che sono offerte appunto dalla Maison. Mamma mia, che durata! Un profumo caldo, avvolgente, dolce, di classe. Peccato che sia rimasto orfano. Anche di questo, se riuscirò a trovare una buona occasione, non escludo di acquistarlo ancora. Anche se vedo che lo vendono più che volentieri, almeno vedo la versione da 30 ml. Di solito io acquisto sempre il 30 ml proprio perché, avendo tanti profumi, un 50 o un 100 sono sprecati, anche perché io un 100, soprattutto un 100, lo acquisto per i profumi che sono quelli del mio cuore, tra cui Opium, di cui vi ho già sempre parlato. Di questo potete trovare la recensione su fragrantica.it in versione italiana e su fragrantica.com nella versione inglese. In entrambi i casi il mio nickname è JimmyR1967, lo stesso che trovate anche su Instagram. Bene, con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!